Amiche e amici, bentornati e ben ritrovati a Giallo Toscana, il nostro consueto e popolarissimo, visto gli ascolti, settimanale dedicato ai delitti, ai misteri, ai casi non risolti della nostra regione e non solo. Bentornati e ben ritrovati, è con vivo piacere che riprendiamo il cammino con i nostri amici avvocati, con le testimonianze, con i servizi. Intanto però, e lo faremo durante il corso della trasmissione, vi diamo una notizia molto importante, perché Giallo Toscana, in ottemperanza anche al nuovo calendario del campionato di calcio di Serie A che sta per ripartire, cambia il giorno di programmazione in prima battuta, non più il sabato alle 22:45, ma il venerdì sempre alla stessa ora e sempre al termine di A tutto gol insieme a Giorgio Micheletti. Ci saranno anche delle repliche, in particolare la domenica, ma memorizzate questa nuova data ogni venerdì alle 22:45 circa, naturalmente sempre su Toscana TV. In questa puntata tre casi molto importanti. Parliamo di attualità perché c'è stata un'ulteriore, diciamo, novità per quanto riguarda l'inchiesta sul caso di Emanuele Sceri, il parà che fu ucciso nella caserma Gamera di Pisa nel 1999. La procura ordinaria ora ha chiuso le indagini e sotto inchiesta andranno a processo non tre, come diceva la procura militare, ma addirittura cinque persone e parleremo di questo. Poi la sentenza nei confronti della morte di Martina Rossi, lo ricorderete, quella ragazza genovese che morì cadendo da un balcone da un albergo di Palma de Maiorca, una sentenza di assoluzione per i due imputati che ha fatto molto scalpore fra la famiglia ma anche nell'opinione pubblica. Infine una notizia freschissima, la conferma della condanna all'ergastolo per Fabrizio Barna, l'uomo che uccise i vicini di casa, padre e figlio, due ingegneri, per motivi di rumore, per motivi di schiamazzi, per futili motivi, come spesso si usa dire nel gergo giudiziario. Ebbene, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato proprio in queste ultime ore la sentenza di ergastolo per l'uomo. Questa è Giallo Toscana di stasera. Partiamo con il caso Sceri e facciamo il punto della situazione nei servizi del nostro telegiornale di Toscana TV. Ci sono voluti 21 anni per avere una ricostruzione chiara sulla morte di Emanuele Sceri, il giovane siracusano morto nella caserma Gamera di Pisa il 13 agosto del 1999 e ritrovato senza vita solo 3 giorni dopo. Della sua morte sono accusate a vario titolo 5 persone. Oggi la Procura di Pisa ha notificato loro l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, facendo chiarezza anche su come sia avvenuto il decesso del giovane Parà. Oltre ai già noti ex caporali Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e all'ex comandante della Folgore, il generale Enrico Celentano, spunta solo ora anche il coinvolgimento di un ex ufficiale in congedo della Folgore, Salvatore Romondia. Abbiamo elementi che sul piano indiziario ci danno dimostrazione del fatto che il livello di conoscenza dell'episodio relativo alla morte di Sceri fu abbastanza immediato anche da parte della struttura di comando e comportò una serie di reazioni e di organizzazioni di cose che furono messe in atto. Lo ha detto il procuratore di Pisa, Alessandro Crini, con riferimento alle indagini sulla morte di Sceri. A dimostrazione di questo, una telefonata fatta dal nuovo indagato a Panella un'ora dopo il ritrovamento del cadavere di Sceri. Un colloquio, secondo gli inquirenti, che sarebbe servito a preconfezionare una tesi difensiva di fronte alle indagini avviate sulla morte del giovane siciliano. Le novità nelle indagini, ha tenuto a precisare più volte il procuratore pisano, sono state acquisite grazie anche al contributo molto fattivo dell'attuale struttura militare e dell'attuale catena di comando del CAPAR. Emanuele Sceri sarebbe morto dopo una caduta da circa 10 metri, dopo essere stato ripetutamente percosso mentre cercava di fuggire ai suoi aggressori, scalando la torretta di asciugamento dei paracadute.
La spiegazione arriva dalla relazione consegnata recentemente alla procura dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, consulente incaricata dagli inquirenti di valutare le ferite riscontrate sulla salma riesumata l'anno scorso. In particolare, ha detto il procuratore, una ferita al piede compatibile con un colpo ricevuto con un mezzo penetrante, un corpo contundente, che gli ha perforato l'arto, e quelle alle mani che noi riteniamo compatibili con i pestoni subiti mentre Sherry tenta di arrampicarsi sulla torretta, scalando a mani nude dall'esterno e, secondo noi, inferti da Panella. Fra poco sentiremo anche le parole del procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, su questo sviluppo anche abbastanza clamoroso. Buonasera alla squadra di Giallo Toscana, Filippo Bellagamba, l'avvocato Bellagamba, bentornato. Bentornato, grazie. Ci ritroviamo. Finalmente. E questo è un segno buono. Buonasera anche in collegamento Skype all'avvocato Massimiliano Manzo. Buonasera Massimiliano. Buonasera a tutti voi e bentornato Vittorio. Grazie, grazie. Bentornati anche a voi, perché molti telespettatori ci hanno inviato messaggi. Ma Giallo Toscana, dove è finito? Non abbiamo mai mollato la presa. Siamo pronti a ripartire e lo facciamo subito occupandoci, Filippo, di un caso molto, molto spinoso, come abbiamo trattato anche qui in studio, quello del 13 agosto del 1999. Tre le persone che secondo la Procura Militare erano, sono colpevoli di questo atto, di questa morte, di questo giovane che è caduto dalla torretta che serviva per asciugare i paracaduti all'interno della caserma Gamerra, 5 invece quelli della procura ordinaria. Che succede? Allora, distinguiamo i titoli di reato per i quali si sta procedendo. La procura militare procede nei confronti dei 3 indagati per omicidio volontario, la procura ordinaria presso il Tribunale di Pisa procede nei confronti di 5 indagati, 3 gli stessi per omicidio volontario e 2 a titolo di favoreggiamento. Quindi sostanzialmente c'è una corresponsabilità a titolo di favoreggiamento di 2 soggetti in più rispetto a quelli che sono sottoposti ad indagine dalla Procura Militare. Direi due cose rapidamente per introdurre l'argomento. La prima è che mi fa un po' specie che tutto questo sia nato da una commissione d'inchiesta parlamentare, per cui in questo caso si rovescia l'ordine logico nel quale dovrebbe svolgersi le indagini, cioè l'indagine dovrebbe essere appannaggio delle procure e non risollevare un caso attraverso una commissione d'inchiesta parlamentare. Quindi ben venga in questo caso la commissione d'inchiesta, che spesso e volentieri non portano a molto. In questo episodio specifico invece hanno risollevato una questione che sembrava sopita e destinata a non avere nessun responsabile. La seconda osservazione è che però non è che si può continuare in parallelo procura militare, procura ordinaria. È un tema che va, è un problema che va sciolto, è un dubbio che va risolto, nel senso che entrambe le giurisdizioni non si possono occupare dello stesso fatto nei confronti degli stessi soggetti. Intanto è vero che dal lato militare è stato sollevato un conflitto di giurisdizione, ritenendo appunto essi stessi che vi sia un problema che la Corte di Cassazione dovrà sciogliere e risolvere, perché potrebbe essere di appannaggio del Tribunale ordinario o potrebbe essere appannaggio del Tribunale militare. Poi vedremo quale delle due secondo me debba prevalere. Avvocato Manzo, partiamo intanto dall'attualità. 3 persone per la Procura militare, ora per la Procura ordinaria, come diceva Filippo Bellagamba, sono 5. Partiamo dalle novità, cioè c'è un ufficiale e il comandante della Folgore indagati per favoreggiamento. Queste sono 2 grandi novità. Sì, sono grandi novità, degli ultimi tempi. Devo dire lì ovviamente si ritiene che ci sia stata una copertura iniziale, no? In fase di inizio di queste indagini. Peraltro, siamo soddisfatti da cittadini, prima che da avvocati, che si stia facendo luce in un caso così drammatico. Però, concordo col collega, forse non si doveva arrivare attraverso una commissione parlamentare, ma le indagini andavano fatte con più dovizia prima. L'altra cosa che mi sembra sia cambiata
è un pochino anche l'impianto accusatorio, perché mi pare che all'inizio si dicesse che c'era stato un difetto non nel soccorso, cioè che questo ragazzo che era stato fatto arrampicare sulla torre era caduto e lo avevano abbandonato morente. Mi pare che la ricostruzione ultima della procura ordinaria, che ha mandato il 415 bis dove ci sono appunto queste due provvisorie incolpazioni, sia diverso, cioè per i tre si parlano di omicidio volontario diretto, cioè che lui è stato fatto cadere, è morto immediatamente nell'impatto al suolo, e di favoreggiamento per questi altri due ufficiali, uno per aver reso delle dichiarazioni non conformi, l'altro perché per quella telefonata un po' sospetta fatta, mi pare, a Panella poco dopo che erano iniziate le ricerche. Esatto, e soprattutto ricordiamo che il corpo di Emanuele Sceri praticamente sta seminascosto da una tavola vicino a questa torre, che forse, anzi sicuramente, con Giovanni Testa rivedremo adesso per il camera car che Toscana TV ha realizzato qualche tempo fa, proprio per cercare di capire la geografia anche del luogo del delitto. Ecco, questo ufficiale chiama Filippo Bellagamba nel momento in cui il corpo viene ritrovato, chiama il caporale Panella. Sì, mi pare di aver letto che il procuratore capo nella conferenza stampa, il procuratore capo di Pisa, che ora sentiremo, nella conferenza stampa abbia dichiarato che diciamo vi erano 800 militari in quel momento e l'unico che è stato sollecitato telefonicamente è stato Panella. Ecco, mi riallaccio a quello che diceva Massimiliano Manzo sul profilo relativo alla diversa dinamica. In effetti questo è il frutto e il risultato della consulenza dell'anatomopatologa, che ha prodotto come effetto una ricostruzione, almeno da quel punto, dal punto di vista tecnico-scientifico, di una morte immediata, subitanea. Ecco, è una distonia, Filippo, rispetto a quello che dice la Procura Militare? La procura militare dice qualcosa di diverso, esatto. Esattamente. La Procura Militare dice qualcosa di diverso, e dice qualcosa di diverso anche nella dinamica, cioè nella ricostruzione del fatto che, se noi lo leggiamo così per come è stato rappresentato, ricorda molto un bellissimo film, Il Codice d'Onore, che in realtà qui purtroppo non è un film, cioè una situazione davvero inverosimile, cioè di una violenza, un tentativo, un inseguimento, uno schiacciamento di un dito, un polpaccio che viene leso da un corpo contundente, cioè una ricostruzione che appunto non so quanto abbia addentellati probatori, ma se fosse questo, diciamo, sarebbe un fatto davvero di una gravità inaudita. Allora, noi facciamo un piccolo break pubblicitario, poi torniamo al caso Sceri e sentiremo anche il procuratore di Pisa, Alessandro Crini. Fra poco, insieme a Filippo Bellagamba e Massimiliano Manzo, a Giallo Toscana. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. Neanche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Domenica, 22:45, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Con il tuo 5 per 1000 aiuti Soccorso Clown a donare magia e sorrisi a bambini e anziani ricoverati in ospedale. Da 25 anni siamo gli specialisti della clown terapia in Italia. 40.000 bambini e 1.000 anziani visitati ogni anno. Dona il tuo 5 per 1000 a Soccorso Clown. Firma per un sorriso.
Eccoci tornati in studio a Giallo Toscana, ci stiamo occupando del caso di Emanuele Sceri con le novità che sono emerse il 15 di giugno in occasione della chiusura indagini da parte della Procura Ordinaria di Pisa. Prima di sentire Alessandro Crini, il procuratore capo della città toscana, volevo chiedere a Massimiliano Manzo quello che probabilmente, anzi sicuramente, i nostri amici telespettatori si stanno ponendo adesso come quesito. Ci sono due ricostruzioni diverse. Secondo la Procura Militare, il giovane non era morto quando è caduto, anzi aveva delle lesioni che forse potevano comportare anche un tentativo di salvataggio del ragazzo se gli fossero stati combinati i soccorsi stessi immediatamente dopo la caduta. Invece Pisa dice un'altra cosa. Allora, che succede quando si andrà a processo, Massimiliano? Allora, ovviamente, come anticipava Filippo in maniera chiara prima, dovrà essere anche prima o poi risolto questo conflitto di giurisdizione, cioè dovremo anche capire chi deve procedere. Aggiungo, perché ai nostri telespettatori sicuramente interessa, che trascorsi così tanti anni, in questo momento però abbiamo anche una discrasia nella velocità, perché la procura militare ha già fatto, mi pare, richiesta di rinvio a giudizio, c'è già un'udienza fissata, un'udienza preliminare fissata, se non sbaglio, per la metà di luglio, mentre la giustizia ordinaria, quindi la procura ordinaria, ha notificato ora il 415 bis, che è l'atto di chiusura delle indagini, quindi è, direi, indietro rispetto alla giustizia militare. Ora, questo non può incidere sulla decisione, sulla giurisdizione, però ecco, questo per spiegare, perché l'avviso di conclusione indagini consente tutta una serie di facoltà agli indagati, tra cui prendere le copie, fare interrogatori, depositare memorie, però è prodromica all'esercizio dell'azione penale, mentre davanti alla giustizia militare si ha già ad azione penale esercitata. Ecco, dopo, ora sentiremo Crini, che forse ci chiarirà qualche aspetto. Filippo Bellagamba, c'è stata una risumazione di un cadavere, quello di Emanuele Sceri, a distanza di quasi 20 anni da quella morte. Questo può essere stato decisivo, anche se le ricostruzioni sono un po' diverse. Sì, appunto, su questo cadavere resumato è stata fatta una consulenza e da questa consulenza il procuratore Crini trae queste conclusioni a cui facevamo riferimento, cioè che non c'è un problema di omesso soccorso, quindi di possibilità, dovere di impedimento dell'evento morte, ma è stata una morte immediata per effetto della caduta da un'altezza più o meno di 10 metri. Dall'altro lato questa consulenza non c'è, perché è stato un adempimento probatorio che è stato assolto soltanto dalla Procura Ordinaria, e questo appunto, secondo me, amplifica, accentua quella discrasia a cui facevamo riferimento, cioè che non si può continuare sul doppio binario, perché poi si rischia da un lato di raggiungere una prova e dall'altro non c'è, che una ricostruzione è in un senso e non è nell'altro, quindi è lo stesso identico fatto, i responsabili dell'omicidio, cioè del fatto principale, non del favoreggiamento, ma del fatto principale, sono identici e quindi necessariamente si dovrà risolvere questo problema. Chi deve occuparsi di questo caso? Sentiamo che cosa dice ai microfoni di Toscana TV il procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini. Sentiamo. Esumazione del cadavere che ha portato conclusioni che sostanzialmente hanno determinato la necessità di una parziale rimodulazione della contestazione. E questo è il primo, elemento rilevante. Il secondo elemento rilevante è che in parallelo abbiamo approfondito anche alcuni aspetti inerenti, il tema che dal punto di vista, possiamo chiamare il tema delle coperture, ecco, per usare un termine, in qualche modo comprensibile. E lì ci sono degli approfondimenti che hanno condotto a due iscrizioni per favoreggiamento, e questi elementi conclusivi, anche su questo aspetto piuttosto delicato, sono stati raggiunti
diciamo, anche per il contributo molto fattivo dell'attuale struttura militare, l'attuale catena di comando. Insomma. Le parole, è stata una brevissima intervista, ma mi pare che voglio un commento da entrambi, parto da Filippo Bellagamba. Sì, quindi ci conferma quello che dicevamo, cioè una particolare rimodulazione della contestazione, significa che il fatto avrebbe dinamiche diverse rispetto a quelle originariamente ipotizzate, ci conforta nell'idea che la struttura militare attualmente vigente è collaborativa con la procura ordinaria, però appunto ribadisco che se ne occupi allora soltanto la procura ordinaria e non anche quella militare. Massimiliano? Oltre a questo, ricostruzione sicuramente drammatica, perché qua si evidenzia un omicidio volontario, no? Per aver fatto cadere e colpito questo corpo dall'altezza della torre. Bisogna anche vedere quanto poi, perché io non l'ho letta e ovviamente se avessi avuto un incarico di questo tipo avrei sicuramente messo un consulente, poi comunque non è stato fatto, se non sbaglio, un incidente probatorio, quindi sarà tutto da discutere questo impianto sotteso a questa consulenza, però ecco, vorrei capire, non essendo un medico legale, quanto può diciamo, dare un riscontro probatorio certo una consulenza fatta su un cadavere dopo oltre 20 anni, e questo è un punto direi nodale anche sulla ricostruzione della dinamica, no? Sì, anche perché c'è da chiederci, e vi ricoinvolgo subito, perché in 20 anni diciamo, non c'è stato nessun sviluppo, malgrado la famiglia abbia diciamo, insistito quasi quotidianamente, perché insomma, conoscendo ancora di più il figlio in questa dinamica, in questo scenario, era difficilmente ipotizzabile, come era stato diciamo, deciso all'inizio, un suicidio dalla torre dei paracaduti della caserma Gamerra. È così, Filippo? Eh sì, è quello che dicevo all'inizio, insomma, mi pare un profilo di grande interesse anche dal punto di vista diciamo, dei cittadini, perché è chiaro che dopo 20 anni ci si interroga come mai appunto, tutto questo sia nato da una commissione d'inchiesta parlamentare e non abbia avuto invece uno sviluppo autonomo investigativo di allora, e questo, come dire, torna anche, cioè fa il pari con i reati che non si prescrivono mai, cioè qui sono reati imprescrittibili. Senz'altro una scelta dell'ordinamento può essere condivisa per reati più gravi, però ci sono tutti i problemi di un accertamento che non è più prossimo al fatto, ma che è lontano anni luce dal fatto e che quindi sconta dei difetti strutturali inevitabili, per non dire poi del fatto che insomma, soggetti andranno magari a essere puniti dopo più di 25 anni dal fatto, insomma, sono magari anche persone diverse rispetto a quelle che avevano commesso l'allora. Peraltro aggiungo uno degli odierni indagati mi pare sia ultra settantenne, e per di più insomma secondo me l'errore il è comandante, stato giusto tempo, Massimiliano? È parlato di possibile suicidio, ma non c'era nessun motivo da quello che ho potuto ricostruire diciamo a posteriori, e questo era un ragazzo che si era appena laureato in giurisprudenza, probabilmente ora sarebbe un collega nostro coetaneo, insomma, un collega di mezza età, quindi non sicuramente un profilo depresso con patologie psichiatriche che potesse significare un gesto di questo tipo. Ecco. Sì, esatto. Quindi, ho molti dubbi. Sì, esatto, anche perché ricordiamo agli amici che ci seguono da casa che tutto avviene in quella notte del 13 di agosto del 99. Emanuele è uscito, è andato a Pisa, in libera uscita, rientra a una certa ora in caserma in tempo per l'appello consueto prima di coricarsi, avviene il fatto di sangue, avviene la morte, ma quello che ci ha sconcertato, e continueremo a farlo perché io mi auguro che al processo, e chiedo a due avvocati cosa ne pensano, verrà fuori il problema che per 3 giorni questo povero ragazzo resta diciamo nascosto, il corpo sotto un tendone sotto la torre, nessuno se ne accorge, non ci sono subito ricerche. Mi pare che questo sia un fatto gravissimo, al di là poi di tutto quello che è la dinamica. Parto da Massimiliano. Vittorio, difatti questo che è sempre stato diciamo un tuo dubbio, e devo dire che
ci hai sempre convinto su questo aspetto, perché è un cono d'ombra importante, cioè scompare un ragazzo, va di bene, non scompare un ragazzo da un rave party dove non si sa nemmeno chi partecipa, ma scompare da un luogo dove l'accertamento è massimo e per tre giorni quasi non viene cercato. C'è questa telefonata di cui parlava, sbaglio, anche il procuratore Crini, fatta nell'immediatezza da uno solo dei militari, quindi, da un tenente, da un ufficiale, sì. Possibili diciamo sospetti. Ora è chiaro che poi vanno in qualche modo versati in delle prove, perché è chiaro che la telefonata, peraltro non so come l'abbiano accertata, perché i tabulati dopo 21 anni non so come l'abbiano trovati, però poi quando emergeranno notizie documentali potremo valutarle. Io, per quella è la mia esperienza, i tabulati hanno una vita ben più breve di 21 anni. Ecco, questa è una cosa interessante, Avvocato Bellagamba, perché come si stabilisce che un ufficiale telefoni, in questo caso al caporale Panella, comunicandogli che è stato ritrovato il corpo? Quindi si va tre giorni dopo circa la morte. No, siamo attenti, il contenuto non mi pare che sia stato colto. C'è la telefonata, ma non si sa in cosa sia consistita la telefonata, perché ovviamente se ci fosse stata una comunicazione di questo tipo era il compito... Nei mezzi stampa è venuta fuori questa indiscrezione. Il contenuto, dubito, cioè il tabulato telefonico ci arrivo, il contenuto evidentemente... Mi pare impossibile che sia stata ricostruita a distanza di 20 anni. Ecco, questa è una giusta precisazione. Però d'altra parte questo profilo del post fatto, cioè di che cosa sia successo, il procuratore capo ci dice che dalla consulenza tecnica coglie una morte istantanea, però diciamo, il resto è come dire, frutto di una ricostruzione che a mio avviso dovrà essere valutata con grande attenzione, come sempre, ma in particolare in questa ipotesi, perché come dicevo prima sembra davvero un film e stento, diciamo, almeno mi auspico che non sia andata così. Dall'altra parte però, ecco, la fase post factum è davvero avvolta da un'ombra che raggiunge tratti di inverosimiglianza, cioè che nessuno si sia accorto e che quindi per ci sia stata una volontà di copertura. Questo invece è più semplice immaginarlo e più facile ipotizzare. Ecco, una giusta precisazione prima del break, perché le indiscrezioni lasciano il tempo che trovano. Il fatto che questa telefonata sia avvenuta da parte, secondo l'accusa, da questo ufficiale al caporale Panella, però non è dimostrato assolutamente che cosa si siano detti, anche se la datazione riporta a quel punto. Il sospetto è il momento in cui avviene, e come dicevamo prima, il fatto che ci siano molti militari in quel momento, ma soltanto Panella viene sollecitato contattato telefonicamente. Allora, piccolo break pubblicitario, poi andremo al secondo caso di Giallo Toscana, perché quasi uno strano destino, parleremo di un'altra caduta mortale, quella avvenuta nel 2011 a Palma de Mallorca, quando da un balcone di un albergo si gettò nel vuoto una turista genovese, Martina Rossi. No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Il gruppo di lavoro MediPro Firenze, che raccoglie attorno a sé, dentro di sé, Ecointerventistica Firenze, Medici in Casa, la sezione odontoiatrica della dottoressa Fortini, è accomunato da una stessa filosofia di comportamento che si fonda su tre pilastri. Il primo, l'approccio clinico. La visita, l'anamnesi, il rapporto col paziente. Il secondo, l'interdisciplinarietà. Il terzo, la collaborazione fra i vari specialisti. Attraverso questo modello possiamo avere cura della vostra salute. Chi poteva immaginarsi un'emergenza di questo tipo che rimettesse in discussione le nostre relazioni e il nostro modo di lavorare? Adesso però è il momento di ripartire. Infarm, con i suoi 30 anni di esperienza, ti propone il servizio di sanificazione degli ambienti a base di perossido di idrogeno, garantito 100% anti-Covid, veloce, efficiente e soprattutto a costi contenuti ed etici. www.infarm.it. Ciao a tutti, aiutiamo la Fondazione Fiorenzo Fratini
per l'acquisto di strumenti diagnostici di primo livello. Grazie alle vostre donazioni questi strumenti saranno dati all'ospedale di Careggi. Diamo voce a chi non ne ha e soprattutto facciamoci e fatevi contagiare dalla generosità. Un grande abbraccio. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. C'è uno strano legame, il mese di agosto, che unisce due casi. Il primo ne abbiamo parlato fino a qualche istante fa, prima della pubblicità, il caso del Parà della Folgore Emanuele Sceri, e l'altro invece lo stiamo facendo adesso. La morte di Martina Rossi, questa turista genovese che cade da un terrazzo di un albergo a Palma de Mallorca. C'è stata una lunga storia anche qui con la famiglia, che ha cercato la verità quasi tutti i giorni. Sembrava si fosse arrivati ad una conclusione giudiziaria di questo evento, ma poi, colpo di scena, c'è stata l'assoluzione per uno dei due, delle due accuse nei confronti di due giovani aretini, l'assoluzione in Corte d'Appello a Firenze. Allora, ricostruiamo subito la vicenda nel servizio della redazione di Toscana TV e poi lo commentiamo con Filippo Bellagamba e Martina Rossi. E scusate, Massimiliano Manzo. In nome del popolo italiano, la Corte di Appello di Firenze, sezione seconda penale, visto l'articolo 605 CPP, in riforma della sentenza in data 14/12/2018 del Tribunale di Arezzo, in composizione collegata nei confronti di Albertoni, Alessandro e Valenti Luca, impugnata nell'interesse degli stessi, assolve Albertoni Alessandro e Valneschi Luca da entrambi i delitti agli stessi ascritti perché il fatto non sussiste. È la sentenza di appello per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese ventenne che perse la vita a Palma di Maiorca il 3 agosto del 2011 precipitando dal balcone dell'Hotel Sant'Anna. Questa mattina al Tribunale di Firenze erano presenti i genitori della ragazza, Bruno Rossi e Franca Murialdo. In aula Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, imputati nel processo, accusati e condannati a 3 anni in primo grado per tentata violenza sessuale di gruppo. Secondo l'accusa, la giovane stava scappando da un tentativo di stupro quando avvenne la caduta fatale dal terrazzo. I difensori dei due imputati hanno sempre sostenuto la tesi del suicidio, una lunga giornata che ha visto i giudici della Corte di Appello entrare in camera di consiglio intorno alle 15:30, poi dopo alcune ore il verdetto. Io non dico niente perché sennò posso dire troppo. Ah, va bene, non me la sento di dire niente, scusate. Il fatto non sussiste vuol dire che ha volato giù da sola, vuol dire che una ragazza di 20 anni alle 6:30 del mattino, dopo essere andata a ballare, di sotto era contenta, aveva conosciuto Mattia, dice, va con due rumente di quelle lì che sono fatti, straffatti, vola giù dalla finestra in mutande. Ma questo è sconvolgere la logica, questo è sconvolgere. Ma sì, diranno che non c'erano gli elementi, che gli spagnoli non hanno lavorato, ma non ce n'è morale, cioè, non c'è, dietro la morte di una persona, scusate, ma voglio dire ancora una volta, hanno picchiato sempre. Ecco, sulle persone più deboli, e io non sono una persona debole, questo si sbaglia. Pensare che Bruno, il papà di Martina, è una persona debole è un errore, e facciamo tutti festa. La mortificazione che hanno dato su Martina, il fatto non sussiste, è proprio infangare l'onore di Martina, e queste, voglio dire, ecco, che l'hanno giudicato, sono, non so nemmeno cosa hanno sentito, ma non so cosa hanno sentito, cosa hanno fatto, cosa hanno detto, io non ci capisco più niente. Allora, queste le parole dei genitori di Martina Rossi, lo sgomento, il dolore, anche un po' di rabbia, voglio dire, dopo questa sentenza, della quale vogliamo fare un po' chiarezza con Filippo Bellagamba e Massimiliano Manzo. Intanto, che cosa vuol dire il fatto non sussiste?
Allora, intanto diciamo che sono stati assolti da entrambi i reati, perché non era uno soltanto i reati contestati, erano due, il primo strettamente collegato al secondo. Cioè il primo è l'attentato a violenza sessuale di gruppo, che secondo giurisprudenza pacifica è gruppo, basta che ve ne sia due persone che partecipano, e l'altro è la morte come conseguenza di un delitto doloso, morte come conseguenza non voluta di un delitto doloso. Quindi una sorta di omicidio preterintenzionale, diciamolo in modo atecnico, nel caso nel quale il reato presupposto, cioè il reato di partenza, sia appunto la tentata violenza sessuale di gruppo. Fatto non sussiste vuol dire che non esiste, non è che non è attribuibile agli imputati, vuol dire che il fatto non sussiste vuol dire che non c'è nessun tipo di reato, quindi non c'è il reato principale, cioè la tentata violenza sessuale di gruppo, e di conseguenza la morte non è stata causata da questo comportamento illecito preliminare. La domanda che si sono fatti alcuni telespettatori, che ce la fanno adesso e la giriamo a voi, è: allora questi due ragazzi non erano in camera con Martina Rossi? Questo non lo so e non credo che questo possa essere una deduzione derivante dalla sentenza. Credo che la deduzione principale sia: è morta cadendo dal balcone senza che i due abbiano responsabilità in questa morte. Massimiliano Manzo. Mi è sfuggita una cosa. Intanto è comprensibile il dolore del padre, perché ovviamente è una cosa, la scomparsa di un figlio non può essere diciamo in nessun modo colmata, poi è una scomparsa tragica, ma mi chiedo questo. Intanto non ho capito, forse non ho ascoltato bene io, se è stata una formula, ora per gli spettatori è un pochino troppo tecnico, però non so se sono stati assolti col primo comma o secondo comma. Che vuol dire? Primo comma è quando vi è la prova proprio che il fatto non sussiste, il secondo comma è quando ci sono elementi molto contraddittori, e ovviamente siccome l'imputato deve essere condannato solo se vi è la prova della sua responsabilità al di là di ogni ragione, questo sarebbe importante, e è una mia pecca non aver ascoltato bene. No, a stretto rigore, a mio parere, non è stato precisato, e quindi vuol dire che sono stati assolti per il primo comma. Ecco, non sono io che ho sentito male, non è stato detto. Non è stato detto, assolti perché, da entrambi i reati, perché il fatto non sussiste. Ecco, perché forse avevo paura di essere un attimo distratto. No. Quindi vuol dire che loro hanno ritenuto proprio carente la prova di questi reati. Ora devo dire, io non conosco bene le carte, è un processo che lascia tanti dubbi, tante ombre. Per quello che avevamo letto nel primo grado di questa ragazza, molto carina, ma l'aspetto estetico lascia il tempo che trova, che ha conosciuto un ragazzo che le piaceva in discoteca, che si ritrova in camera senza i pantaloncini ma solo in mutande. A me la presenza dei due giovani pareva una cosa acclarata all'interno della camera. Non mi pare che abbiano negato quello, ma mi pare che abbiano negato un intento, diciamo, sessuale nei confronti della stessa, e che la stessa sarebbe caduta perché evidentemente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche dal terrazzo. Devo dire, è una ricostruzione che a me convince poco, però dobbiamo abituarci a rispettare le sentenze, soprattutto quando non si sono letti tutti i verbali. È anche vero che, insomma, l'assenza di pantaloncini, una ragazza di 23 anni in mutande che cade dal balcone, questi due ragazzi che poi, se ricordo bene, Filippo correggimi perché potrei sbagliarmi, c'erano delle intercettazioni strane, ambientali fatte. Scusate, vi interrompo, noi le abbiamo proposte in più di una circostanza, con la precisazione che noi non vogliamo assolutamente contestare quella che è stata la sentenza, per carità di Dio, però noi abbiamo fatto vedere un dialogo, seppur sottovoce, avvenuto nella sala d'aspetto della questura di Genova, quando i due ragazzi erano stati convocati come persone, diciamo, informate sui fatti. Mi aiutate, mi confermate questa? Sì, vi era una sorta di colloquio che è stato captato in quella sala d'attesa, nel quale si faceva riferimento a una violenza sessuale. Esatto. Si diceva no. L'autopsia, quindi c'era qualche dubbio sull'interpretazione. Mi ricordo anche che c'era anche una
nello schermo vi era una, si riportava sottotitoli per cercare il dialogo, di ricostruire il dialogo nella sua esattezza. Certo, io dico, l'interpretazione delle carte a noi non è concessa perché non abbiamo le carte, quindi ci manca il presupposto. Certamente ci dobbiamo interpretare il senso della sentenza prima, poi, in attesa poi di leggerla, perché leggeremo la motivazione. Il senso della sentenza è il seguente, a mio parere. La ragazza è morta per ragioni non attribuibili ai due imputati, e questo può significare due cose: o sei suicidata, ma non sei suicidata perché era depressa o perché era in condizioni psicologiche compromesse, ma sei suicidata nel senso che è stato un incidente, cioè è caduta dal balcone, e questo si può cercando di raggiungere, esatto, il balcone per accanto, qualche altra qualsiasi ragione, oppure era in condizioni psicologiche non di compromissione da un punto di vista psichico, ma in condizioni psicologiche di difficile, di scarsa lucidità, perché aveva assunto qualche sostanza o altre cause. Questo ce lo diranno la Corte d'Appello, perché nel momento in cui ci dice che la morte non è attribuibile agli imputati, ci deve dire in che modo, nelle motivazioni, secondo loro è avvenuta la morte, perché la morte è l'unico dato certo che abbiamo. Prego. Aggiungo a chiosa che dovremmo anche vedere nella motivazione, perché non, di questo non ho ricordo, se sono stati fatti per esempio i prelievi ematici sulla ragazza per capire cosa avesse assunto e che quantità, certo. Questo è un aspetto importante, importantissimo, ancora più importante, aggiungo io, nel momento in cui c'è stata questa sentenza, perché c'è da capire questa reazione emotiva, e non solo, è anche fisica, della ragazza all'interno di questa camera d'albergo, insomma. Cioè, credo sia implausibile immaginare che non ci sia una spiegazione di come è morta, perché è il fulcro della motivazione. Quindi certamente ci diranno come è morta, visto che hanno escluso, con formula piena, a mio parere, dalla lettura del dispositivo, hanno escluso che la responsabilità fosse ascrivibile ai due imputati. Certo è che è un caso veramente difficile questo, particolare. Sì, è un caso particolare, perché in effetti il messaggio che passa ai genitori è un messaggio terribile, cioè un messaggio di una totale incertezza da un lato, e dall'altro un messaggio che la figlia si è suicidata per qualunque ragione essa, questo fatto sia avvenuto, e quindi chiaramente è un messaggio forte, oltre al dolore di per sé insito in un qualsiasi morte. Avvocato Manzo? Sì, no, poi questo per carità, fortunatamente esistono più gradi di giudizio, non so ora se ci sono, perché non ricordo di quando sono esattamente i fatti, se ci sono i termini, e poi vedremo anche la motivazione della sentenza per un ricorso per Cassazione, però questi giudizi per fortuna esistono più gradi, ci mancherebbe, però per un genitore è terribile, no? In primo grado ottenere giustizia, per quanto possa essere un rimedio contro il dolore della perdita di una figlia, e in secondo grado vedere ribaltata così d'amblè, perché peraltro la difesa degli imputati, se non erro, aveva chiesto anche una rinnovazione dell'istruttoria, cosa che non è stata nemmeno fatta, e la Corte d'Appello ha assolto comunque gli imputati. Ho visto Filippo Belagamba non molto convinto sul discorso Cassazione. No, stavo pensando, perché senz'altro dei due reati uno è già caduto in prescrizione. Bisogna verificare, credo che la tentata violenza sessuale di gruppo sia in odore di prescrizione anch'essa, e quindi questo chiaramente porterebbe a delle ulteriori difficoltà. Però ecco, non so in questo momento calcolare se sia già perento il termine o meno. Ecco, noi, come giustamente hanno detto i nostri ospiti, attenderemo con particolare attenzione e apprensione, anche non è retorica, le motivazioni della Corte d'Appello di Firenze, per capire realmente come hanno tinteggiato e come hanno ricostruito quello che avvenne in tarda notte in quel terribile agosto del 2011. Adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, poi parliamo purtroppo di un altro fatto di sangue, perché c'è stata in queste ultime ore la sentenza anche qui della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato l'ergastolo nei confronti dell'uomo che nel 2018 ha ucciso i due vicini di casa a colpi di arma da fuoco, i motivi futilissimi. Fra poco a Giallo Toscana.
nel tuo primo giorno di scuola. Eravamo già con te. Quando svegliarsi la mattina era una sfida, noi eravamo lì. Siamo stati con te nelle gioie e nei momenti difficili. Nella nostra regione, nella tua città, nel tuo paese. Anche quando essere vicini è diventato difficile, noi ci siamo stati e ci saremo. La Fondazione Sandro Pitigliani Onlus, con il suo sostegno economico al Dipartimento Oncologico dell'azienda USL 4 di Prato, ha consentito negli ultimi 35 anni il perfezionamento dell'assistenza nel comprensorio e la creazione di un avanzato centro di ricerca per lo studio del cancro e il sostegno ai pazienti e ai loro cari. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il 5 per 1000 alla Fondazione Sandro Pitigliani. Aiuta la ricerca applicata nella tua città per regalare un sorriso di speranza. Il sorriso è il segreto per rendere la vita più allegra. Sorridere è il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri. Lo studio dentistico diretto dal dottor Alberto Borgioli mette a disposizione soluzioni impianto protesiche avanzate, compresa l'innovativa impiantologia zigomatica per i pazienti con atrofia del mascellare. È attivo un settore ortodontico che si prende cura del sorriso dei vostri bambini attraverso l'utilizzo di dispositivi di ultima generazione con alta predicibilità di risultato anche nei pazienti adulti, personale qualificato e tecnologia all'avanguardia. Una puntata molto ricca di casi, questa della, diciamo, sorta di riapertura di dopo le vicende legate anche personalmente al coronavirus. Sono molto contento di stare con voi e ve lo ripeto ancora e vi voglio anche ripetere che da questa settimana noi andiamo in onda ogni venerdì alle 22.45 dopo a tutto gol con Giorgio Micheletti, e non più il sabato, ma ci rivedremo anche la domenica pomeriggio. Allora, adesso andiamo più vicini a Firenze. È infatti il 21 di ottobre del 2018 quando si verifica sulle colline di Quinto, che è un borgo, un sobborgo di Sesto Fiorentino, a pochi chilometri dal capoluogo toscano, un fatto di sangue terribile. Un vicino di casa che uccide a colpi di pistola le due persone che vivono accanto a lui, padre e figlio. Sono due ingegneri, l'uomo si chiama Fabrizio Barna, era stato condannato, scusatemi, in primo grado all'ergastolo che è stato confermato proprio in queste ultime ore anche dalla Corte d'Appello. Allora, prima di commentare questa sentenza, cerchiamo di capire, andando sulla scena del delitto, che cosa accadde in quell'ottobre del 2018 a Quinto, frazione di Sesto Fiorentino. Le telecamere di Giallo Toscana sono a Quinto Alto, sono le colline sopra Sesto Fiorentino. Qui il 21 di ottobre del 2018, in questo piccolo agglomerato di case, si consuma una tragedia, un duplice omicidio. Un vicino di casa uccide padre e figlio che stavano lavorando a un piccolo cantiere di ristrutturazione di questo casolare. Salvatore Andronico, 66 anni, suo figlio Simone, 31, quest'ultimo fra l'altro ingegnere nucleare, abitavano qui, in questo cascinale, in questo casolare, all'esterno del quale da diverso tempo, dal gennaio del 2018, stavano facendo dei lavori di risistemazione, di ristrutturazione, lavori che, come potete vedere, lì ci sono ancora, ce ne sono ancora le tracce. Il vicino di casa si chiama Fabrizio Barna, ha 53 anni e vive là, da settimane, da mesi,
si sentiva infastidito, soprattutto la domenica, quando padre e figlio venivano qui a lavorare. C'era troppo rumore, dice. Ho fatto bene, raccontò nei minuti successivi al suo arresto, avvenuto poche ore dopo il duplice delitto. Questa è la porta d'ingresso del casolare, vedete c'è una catena arrugginita e un lucchetto semiaperto, ancora vi dicevo tracce del cantiere. Padre e figlio venivano quassù sulle colline sopra Sesto Fiorentino per fare questi lavori, specie alla domenica, e il vicino di casa si sentiva infastidito a tal punto che prima del duplice delitto aveva minacciato addirittura anche con una pistola, secondo le testimonianze di alcuni vicini di casa, le due persone. Si sentivano minacciati? Non lo sapremo mai. La tragedia si consuma in pochi minuti. Fabrizio Barna scende di casa con la pistola in pugno ed arriva, percorre pochi metri, lo vedete dalle nostre inquadrature, percorre pochi metri e spara ai due proprio qui in giardino, i due che stavano lavorando. Dopo il panico. Una vicina di casa che ha sentito gli spari esce e vede i corpi riversi in giardino. E si sente male. Pochi istanti dopo anche la madre e la moglie delle vittime arrivano qua e vengono colte dal malore. Insomma, una vera e propria mattanza. Ma perché è scattato questo input da parte di questo vicino di casa che ha ucciso queste due persone impunemente? Qui in via De Grilli a Quinto Alto non c'è più nessuno, non ci sono i morti, non ci sono più nemmeno i vivi. Ci sono invece le tracce ancora, come potete vedere, così come le trovarono le forze dell'ordine sopraggiunte sul posto dopo questo duplice delitto, i resti del cantiere con delle reti di colorate, uno sbarramento dietro il quale ci sono ancora tracce di lavori. Fabrizio Barna perciò uccide perché facevano troppo rumore, e questo è il fatto inquietante sul quale indiscutibilmente dobbiamo riflettere. Questa diatriba, se vogliamo chiamarla così, fra vicini di casa era nata qualche mese prima, perché i lavori erano iniziati nel gennaio del 2018. A tal punto le proteste erano così forti che era intervenuto anche l'ufficio di mediazione sociale del comune di Sesto Fiorentino. Insomma, era diventata una situazione per l'assassino insostenibile, a tal punto che le minacce si erano fatte sempre più frequenti nei giorni precedenti all'assassinio che è avvenuto, ve lo ricordiamo, una domenica mattina qualunque, sulle colline di Quinto Alto. Fabrizio Barna, l'assassino a 53 anni, faceva il commesso, ma in quel periodo, un anno fa circa, era senza lavoro. Il 27 di settembre, a un anno quasi di distanza da questa mattanza avvenuta sulle colline sopra Sesto, il Tribunale di Firenze lo condanna alla pena dell'ergastolo, malgrado la richiesta e aver ottenuto il rito abbreviato. Accolte perciò tutte le richieste da parte del PM Christine Van Boris per questa storia incredibile sulla quale ancora molti di noi e probabilmente tutta la comunità di Sesto Fiorentino si sta interrogando. Ecco, ed è giunta anche, come vi dicevo, la sentenza d'appello che ha confermato l'ergastolo. Ecco, il commento di questo, intanto lo vedete, è l'imputato, è colui che ha sparato nei confronti di queste due persone a Quinto Alto. Il commento di Filippo Belagamba e Massimiliano Manzo: intanto tecnicamente l'uomo in primo grado aveva fatto il rito abbreviato, cosa che adesso non potrebbe
più fare, giusto? Esattamente, cosa che adesso non prevede. Ma gli era stata confermata la condanna all'ergastolo. Nonostante il rito abbreviato gli è stata irrogata la pena dell'ergastolo, è stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello e si tratta insomma di un episodio di una banalità allucinante, se non fosse appunto di una gravità inaudita, perché ha portato alla morte di due persone per motivi, quei futili motivi che sono l'aggravante che a mio avviso ben giustificano la pena dell'ergastolo. Cioè sono i futili motivi che portano la pena astrattamente non dell'ergastolo, dell'omicidio volontario, ad essere invece punito con la pena dell'ergastolo, perché in effetti è un aggravante che fa sentire il suo peso, no? E non si può uccidere in generale, ma uccidere per futili motivi è ancora più inaccettabile. Massimiliano Manzo, questo fatto di sangue ha sconvolto la comunità di Sesto Fiorentino e non solo, perché purtroppo queste dispute ogni tanto dobbiamo registrare dei fatti terribili, e me lo confermi? È un caso che ti riporta, tra l'altro concluso in tempi rapidissimi, perché al netto del rito abbreviato sono fatti, se non ero, del 21 ottobre 2018, quindi esatto. Sono stati fatti due gradi in pochissimi, in nemmeno due anni. Devo dire, fatto gravissimo, l'unico aspetto, che perché sì, è vero, i futili motivi, concordo pienamente, sono ciò che poi hanno condotto all'ergastolo, peraltro massimo della pena, perché in abbreviato sappiamo che quando si chiedeva nei reati in cui erano scoperti dell'ergastolo, qui c'era stato anche l'isolamento diurno, ma il fatto che sia stato l'ergastolo vuol dire che era stato, diciamo, ritenuto sussistente anche la richiesta di isolamento diurno, e la riduzione ha portato a togliere l'isolamento diurno. Però ecco, l'unico dubbio mio, ma ripeto, anche qui dovremmo leggere gli atti, è sulla capacità, insomma, di intendere e di volere, perché i futili motivi alcune volte possono, quando sono veramente, diciamo, pressoché insussistenti, qui si parla di rumori, di disturbo, a portare a evidenziare delle patologie psichiatriche, però da quello che ho potuto leggere è stata esperita una consulenza tecnica d'ufficio che ha escluso una malattia che può essere parzialmente o totalmente portatrice di un'esclusione di capacità di essere punito e quindi di rispondere dei propri fatti. Quindi, insomma, fatto gravissimo, perché poi una morte assurda, padre e figlio uccisi. Due vittime del niente, per il niente, insomma. Esatto. Filippo? Sì, no, è il tema, il solito tema che la profonda intolleranza, per noi incomprensibile, perché l'intolleranza, diciamo, è un sentimento comune a molti, ma che poi si traduca addirittura in un fatto omicidiario è incomprensibile per chi affronta le cose, diciamo, secondo criteri ordinari di normalità. Invece questa profonda intolleranza non è necessariamente connessa, anche spesso e volentieri non è connessa, con quello che si intende giuridicamente per capacità di intendere di volere, o meglio per incapacità di intendere di volere. Quindi dobbiamo prendere atto che la spiegazione, quella che ci potrebbe essere più che potrebbe più rassicurarci, cioè era matto, in realtà non è così. Potrebbe cambiare qualcosa in eventuale per l'eventuale Cassazione, se ci sarà? Cassazione, se c'è il ricorso, certamente. Io non so se hanno evocato nei motivi di appello profili relativi alla capacità di intendere o volere, che potranno poi portare avanti e sviluppare anche nel ricorso in Cassazione, altrimenti, diciamo, questo, se il tema non è stato affrontato nell'appello, non potrà più essere esplorato neppure in Cassazione. Allora, siamo arrivati in conclusione. La prossima settimana ci occuperemo anche di un altro caso che, dobbiamo dire, era un po' in scaletta in questo appuntamento, ma con la notizia appunto della sentenza per il duplice omicidio di Sesto Fiorentino lo abbiamo messo un attimo in stand-by, ma soltanto in stand-by, perché parleremo di una notizia che poi alla fine, notizia importante ai fini di una ricostruzione storica, non c'è stata, del rinvenimento di alcune ossa in una grotta a pochi chilometri da Carraffello, in provincia di Arezzo. Si pensava che potessero essere quelli dei poveri resti di Guerrina Piscaglia. Ricorderete la donna scomparsa il primo di maggio del 2014. C'è stato un processo in cui è stato condannato in forma definitiva padre Grassena Labi per quell'omicidio, ma il corpo non è mai stato ritrovato. Ebbene, queste ossa non sono dalle indiscrezioni, attendiamo il referto ufficiale del RIS
dei carabinieri non sono né di un uomo né di una donna, ma sarebbero imputabili a un grosso mammifero, quindi a un animale. Quindi non c'è, diciamo, non c'è stato questo sviluppo clamoroso. Guerrina Piscaglia continua a non essere, il suo corpo non si trova ancora. Ne parleremo la prossima settimana. Grazie a Massimiliano Manzo. Massimiliano, ti aspettiamo in studio la prossima settimana, lo prometti in diretta. Grazie all'avvocato Filippo Bellagamba, grazie all'avvocato Manzo. Noi ci vediamo a Giallo Toscano, come sempre, la prossima settimana. Arrivederci.